cresce l'entusiasmo, cresce il numero dei campioni. Adesso arriviamo a una categoria davvero importante. Personaggio mito. Mike Bjørgen! Una delle intitolate atlete della storia dello sci, io vorrei chiedere subito a una persona che è salita sul podio 135 volte cosa si trova ad essere qui e a ritirare questo premio dal sapore particolare. Voglio ringraziare tutti, è davvero un piacere per me essere qui. Sono fiera di aver ricevuto questo premio. È stato incredibile e sono davvero felice per essere qui. E per aver preso questo incredibile e favoloso premio. È difficile diventare la numero uno, ma sicuramente ancora più complesso rimanere lì in alto. Con quali armi segrete ci si riesce? Sicuramente c'è un sacco di lavoro da fare e ci vuole molto tempo. E ho cercato di lavorare tutti questi anni e ho un team di lavoro incredibile. E ho delle ragazze, dei compagni che mi aiutano, sono molto vicino a me e grazie a loro ho raggiunto i miei risultati. Grazie al mio team e grazie a tutte le persone che mi seguono per avermi ricevuto questo premio. E grazie anche alla giuria per avermi scelto, per avermi assegnato questo premio. Ha parlato di lavoro, Marita Bjørgen, un applauso soprattutto lei per gli appassionati che stanno seguendo anche la trasmissione sulla Sportivoli. Ricordiamo che predilige il passo pattinato ed è fortissima nella gara sprint, partenza in linea, col tempo migliorata anche nella tecnica classica. Però, a proposito di lavoro, in vista dei mondiali di Valogna, la signora Marit Bjørgen, per evitare l'overtraining, ha deciso di togliere nell'anno che porta ai mondiali 10 ore settimanali di allenamento e scendere da 960 ore annuali a circa 870. Complimenti. Grazie. Basterà questo per arrivare a vincere ancora, come ricordava Monica, anche a Falun. Sì, è davvero tanto allenamento. Sono, sì, 960 ore di allenamento nei livelli alti. Beh, i livelli alti significa che praticamente tutti i giorni Marit Bjørgen non si ferma mai e a 34 anni o per niente è ancora la regina del Fondo Mondiale. Complimenti. Grazie. E tanto allenamento ha portato al successo anche un nome che ha fatto la storia dello sport, quello di Klaus Di Biasi. È un mito che è salito su questo palco, lui si fa la altezza di 10 metri, la sua finanza di chilometri nel fondo, ha cercato di avere un progresso per tutti quelli che vogliono arrivare ai nostri livelli. Chiediamo cambio di microfono. Non solo l'allenamento di pochi giorni, ma anni di preparazione. Si comincia da piccoli e penso che lei abbia iniziato da piccola. E poi giornalmente 3 ore, 4 ore, dipende poi dal momento. E l'hai rischiato l'overtraining tu? L'overtraining sì. Io nel 1970 ero militare e pur di non andare in caserma volevo partecipare a tutte le gare che c'erano in giro. Qualcuno sorride. E questo è stato forse la cosa negativa che poi alle ultime Olimpiadi mi ha portato un danno, insomma avevo una tendinite noiosa e
poi ha dovuto lottare con i denti stretti per riuscire a vincere ugualmente. Klaus, ma è vero che il primo tuffo si deve in realtà a una scommessa con il presidente del circolo di Bolzano che ti ha chiesto un tuffo dalla piattaforma in cambio di 100 strudel? 100 strudel è rimasto una cosa storica. Pensate che ringraziamento gli dobbiamo, eh? Sì, ecco, noi eravamo quelli che con poco ci riuscivano a convincere di fare questo sport. È ingrassato un po' a scoppio ritardato, però. Sono distrutto. E allora, chiamiamo naturalmente a premiare Mari Birger. Chiamiamo Emilio Protesi, manager aziendale, e il colonnello Roberto Saltalamacchia, comandante provinciale dei Carabinieri di Arezzo, che sale sul palco. Grazie, personaggi, e un amico per l'applauso di Arezzo, che è una regina dello sport internazionale, presente questa sera. Voto di Nico, categoria, personaggio, Nico Mari Birger. L'importante è l'esempio, quindi il grande capito è anche quello che riesce a trasmettere, soprattutto ai più piccoli, che sono arrivati a più piccoli, il messaggio decisivo per far sì che questa molla possa scappare. Dunque non solo le vittorie e soprattutto le vittorie a ogni costo.